Difficile immaginare un Natale migliore per la Vispesero, che nel turno infrasettimanale prefestivo batte 2-1 il Siena, pulisce in 3 giorni la sconfitta nel derby di Ancona e chiude il 2021 all'8º posto in classifica con la confortante quota di 27 punti. In piena zona playoff, 8 punti distanti dai playout. Vittoria incredibile della Vis che costringe la nobile decaduta Siena alla 6ª sconfitta consecutiva dopo che i toscani hanno giocato un buon calcio. La Vis gestisce però la fase critica e passa al primo tiro, quello di Marcandella deviato dalla difesa alle spalle della porta senese. Nella ripresa pareggia il Siena con Favalli e poi sbatte su Farroni. Il portiere vissino è monumentale nel mettere in fila 3 parate che tengono in piedi una Vis che poi fa il colpaccio nel finale. Grande azione di Giraudo per l'assist a De Respinis che fa 2-1 al 90°. I ragazzi si aiutano, ci credono e questa è la mia prima vittoria. Sono stati strepitosi, oggi siamo contenti perché insieme ai nostri tifosi in casa possiamo festeggiare un sereno Natale e soprattutto possiamo guardare al futuro con l'ottimismo che ci ha contraddistinto sempre finora. Penso che in questo girone, dopo le prime 6 big, se sei al 7º, 8º posto, stai facendo qualcosa di stratosferico. C'è grande competizione, bisogna avere continuità per riuscire poi a ritrovarsi nelle posizioni che contano più avanti, per quello che dico che non la guardo. Oggi è una partita in casa contro un avversario che all'andata ci aveva fatto fare una brutta figura, avevamo questa anche determinazione aggiuntiva. E penso, ti ripeto, che i ragazzi sono stati strepitosi perché ci devi credere, se vuoi le cose ci devi credere, non devi mai smettere di crederci e soprattutto è proprio quello che poi alla fine le fa accadere, quindi il merito è veramente dell'atteggiamento e dopo arrivano tutti i contenuti. Si chiude con una sconfitta un 2021 orribile per l'Alma Juventus Fano che perde 1-0 in casa della molisana Vasto Girardi e resta in una zona pericolosa della classifica di Serie D. Il calcio tornerà in campo l'8 gennaio, mentre nelle feste giocherà il calcio a 5 con l'Italservice in campo a Ciampino il 28 dicembre. Nella domenica di Santo Stefano invece in campo la Megabox Vallefoglia nel campionato di pallavolo femminile con la squadra di Bonafede impegnata in trasferta a Roma con l'Acqua e Sapone. Trasferta di Santo Stefano anche per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che domenica alle 18 sarà in terra pugliese contro l'Happy Casa Brindisi. Un match presentato oggi da coach Luca Banchi presso lo showroom Aster in piazzale Garibaldi. Hanno un allenatore straordinario, un ambiente, ne ho parlato ieri con Elisabetta, unico che riesce veramente a coccolare la squadra, abbracciarla, supportarla, quindi poi alla fine Brindisi è destinata a essere là e come suo solito diventare una di quelle avversarie pericolosissime da affrontare soprattutto nelle gare secche. L'attacco è uno dei più prolifici della Serie A. Quando vincono addirittura sfiorano quasi 90 punti segnati a partita. Sono tra le migliori squadre al tiro da 3 punti, soprattutto guardi i numeri, 10 giocatori al referto e ognuno di loro ha più di 2 tentativi da 3 punti dall'arco e si parla di centri, ali forti, non soltanto di guardie. Quindi immaginati la tipologia di sforzo difensivo che serve per contenere una squadra che gioca con questo ritmo, con questo talento e questa capacità anche di distribuire pericolosità. È una delle migliori anche negli assist, quindi significa avere giocatori creativi e ottimi finalizzatori, altrimenti questi numeri dopo quante partite abbiamo fatto? 12, 11, 12 partite, sai, queste cominciano a rappresentare una tendenza, non è più il caso.